Signori, bentornati allo streaming dei Sims Italia. Thomas gli è crashato un attimo il PC, quindi abbiamo fatto una pausa un po' più lunga del previsto, ma siamo tornati. Ed eccoci qua. Perfetto ragazzi, quindi vi ricordo la situazione. Il campo è stato attaccato dagli Himwag, voi vi siete rifugiati all'interno della tomba. E mo' so cazzi. Io interpreterò Tahmilut, che in realtà è Andrea Guardino in versione arabo. Allora, cosa facciamo? Siamo morti, siamo morti. Aiuto! Ma tutta colpa vostra, voi che venite qui a cercare cose nel deserto non si fa! Non c'è colpa tua, coglione, l'hai portato tu qui! Dove stai transito? È vero, c'hai ragione, sono un coglione. Adesso come usciamo? Perché hai chiuso porta? Tu hai chiuso porta, perché? Non so. Scusateci, momento Dice Games Italia. Andiamo di interpretazione seria. Cioè, nel senso, normale. Proviamoci almeno. Ragazzi, a voi la parola, vai. Io accendo la torcia. Perfetto. E... di cui andare a cercare gli altri nostri compagni che erano entrati. Anch'io li seguo. Vai. Ah, io li seguo, vado verso la tomba dove dovrebbero esserci gli altri quattro. No, nella tomba ci sei già dentro, non preoccuparti. Ah, ok. inizio a vedere, cercare gli altri quattro e inizio a chiamarli. Credo di conoscere il loro nome. Gabriel, che fai tu? Io mi lamento perché siamo in una tomba con un morto intelligente dentro e incomincio a pregare non so quali dei, venero, visto che sono anche superstizioso. Ok, va bene. Incomincio subito a lamentare. Ciao. Allora, Gabriel, dobbiamo tenere la calma. Stiamo uniti e andiamo a cercare gli altri. Ma pensate che ci siano dei topi qua dentro? Io odio topi. Io prendo la mazza e io mi prendo in mano la mazza. Abdul, ti parlo il momento dei topi. Mi ha toccato, lo dico io. Abdul, i topi sono il nostro ultimo problema. Faraone, proteggici. Ricorda cosa diceva nonna. Faraone, proteggici. Ma com'è che si chiama il tuo PG, Luca? Me lo sono dimenticato. Poi dopo un po' di Tahmilu. Questo tipo europeo è strano comunque. Non so. Poi sorride, annuisce con coloro. Carino e con coloro. Mio Dio, muoio. Sto morendo. Ok, vi dirigete verso quindi la stanza sepolcrale, dove per quanto ne sapete voi ci sono i vostri quattro compagni, che sono anche armati delle armi da fuoco loro, quindi non è male, visto che voi non siete riusciti a recuperare neanche una, cioè a parte io ho una pistola, a parte appunto il cano che ha una pistola, gli altri non hanno recuperato giusto le loro armi da mischia, quelle che portano sempre alla cintura. I vostri compagni, vabbè, sono Dwayne, Black, Stewart e Gotbert, li chiamate man mano che vi inoltrate nella tomba. A un certo punto sentite dei passi veloci, fatti proprio di corsa, e dietro uno degli angoli vedete spuntare tre di loro. Dove essere quarto? Come... sono trafelati, evidentemente spaventati, e non hanno più le armi con loro. A parte quella alla cintura, stanno proprio correndo a più non posso. Io cerco di bloccarli. Presto, dobbiamo uscire! Capitano, ha chiuso porta, non possiamo, uscire no! Non possiamo uscire. È crollata, franata, l'abbiamo chiusa. Perché diavolo l'avete fatto? Siamo rifugiati qui dentro, ci stavano per ammazzare. Cosa?
Che cosa è successo? Capitano, cosa è successo? I Tuareg ci hanno attaccati. I Tuareg ci hanno attaccati. Abbiamo dovuto scappare all'interno e chiudere la frana e chiudere la porta, se no ci avrebbero seguiti. Signore, dobbiamo cercare cosa dentro il sarcofago. Ha fatto impazzire Gotbel. L'ha fatto impazzire. È impazzito all'improvviso e ha iniziato a prendere le armi, a prendere il fucile e a colpire il sarcofago per cercare di aprirlo. Bisogna fermarlo. Abbiamo cercato e ci ha sparato addosso. Per fortuna aveva, ha sempre avuto la mira di merda quell'uomo. E voi sparate io, no? Nazione. Ci hanno fatti prendere al panico. E poi Abdul, stai zitto tu. E no, io adesso sono chiuso qui con topi e con mummie e con cose, non so io! Calma, calma, non preoccuparti, Abdul. Di sicuro che come si chiama cosa fare. Com'è che si chiama il compagno di Abdul? Tahmilu. Tahmilu. Faccio Tahmilu. La, tieni a bada Abdul. H è muta. Tahmilu. Scusa. Tieni a bada Abdul. Tieni a bada Abdul. Vengono, non sono neanche nostra tanto, lingua, ci rubano avanti, i lavori. Visto? Forse dovremmo sacrificare il nostro compagno. Che... Intanto, dobbiamo bloccare. Gli altri tre ti guardi. Come sacrificare il nostro compagno? Come sacrificare il compagno? Hai parlato di Gotbert? Sta facendo casino. No, dobbiamo andare lì e fermarlo. Ma appunto, Luciano, lasci parlarne. Però ci spara. Proseguiamo. E cerchiamo di bloccarlo. Se la cosa si mette male, non abbiamo nessun'altra scelta. Non so cosa gli è successo. Ha iniziato a farneticare qualcosa. Non ci vede. Cioè, gli occhi tipo sono. Si sono ribaltati. Ha iniziato a schiumare. Non lo so. È impazzito all'improvviso, capitano. Secondo me si è preso qualcosa o quella creatura all'interno ha fatto qualcosa. E come diceva nonna, se tu disturbi il sonno di morti, tu impazzirai e diventerai uno di loro. Abdul, grazie per sono vivi, incoraggiamento. Morti sono vivi da 12 anni. Che cazzo stai dicendo? Sì, ma nonna è morta 12 anni fa. Ma io non lo sapevo mica. Allora, tutto il gruppo più o meno che armi ha, oltre mia pistola, mazze, coltelli. Allora, uno degli inglesi ha una pistola anche lui. Tutti gli altri hanno le mazze dei topi, tipiche dei topi del deserto. Potremmo provare a tramortirlo con un colpo. Ci la testa. Mazzolarlo. Come facevano i vecchi fasci, vero? Prima di tutto dirigiamoci là, poi dopo vediamo cosa è successo. Io anche prendo perché la mazza in mano, non vorrei mai che aprisse il sarcofago. Sì. Ok, farmi la mano. Avanzate più all'interno del complesso. Man mano che avanzate, notate qualcosa di strano. Ci sono punti dove sembra che la sabbia stia defluendo dal pavimento. Questo non è buon segno. Io non andrò avanti più di un passo. Allora si è seduto lì. No, se mi siedo poi topi mi rosicchiano chiappe. Come vi muovete? In che ordine vi muovete? Mi hanno detto Abdul davanti, dietro a tutti quanti? Abdul sì, non va da nessuna parte. Mi metto vicino al capitano. Ma com'è che sta sprofondando la sabbia? C'è una voragine, questa sabbia? No, praticamente sembra che la sabbia
stia entrando, stia praticamente defluendo dei mucchietti di sabbia che erano ai lati nella tomba, stia defluendo da dei buchi che prima non avevate notato. Probabilmente la dinamite ha fatto crollare. Qui non è mai stata messa. No. I tubi sono evidentemente stati fatti apposta, i buchi. Ah. Io credo che non sia saggia cosa andare di là. E dove dovremmo andare? Secondo te, saggio? Abdul, io che... Cioè, di solito questi posti hanno sempre l'uscita più avanti. È un passaggio segreto. Sì. Magari lo troviamo. Quello ci farà avanzare. Non lo so, sai. Iniziamo ad avanzare. In che ordine avanzate, ragazzi? Ve l'ho già chiesto e ve lo richiedo. Io dietro il capitano. Va bene? Io sto a fianco al tedesco, però senza stargli troppo vicino, perché mi dà fastidio la sua presenza. Io sono esattamente penultimo. Non ultimo. Quindi io sono ultimo insieme. Se possibile, no, ragazzi, vorrei... ci sono anche tre tizi. Se è possibile, io vorrei cercare di tenerne uno o due ai lati. Ai lati? È un corridoio, Lia, non è un... Ma è stretto. Sì, sono 2,5 metri di corridoio. Allora, dopo di me c'è Gabriel e loro tre. Si va bene. Ok, quindi non ho capito, uno di loro, uno dei tre viene lasciato, uno degli altri tre troppi del deserto viene lasciato in retroguardia? Sì. Sì. Io uno solo. Avvicino... Direi solo uno solo e poi c'è Abdul. Sì. io mi giro verso il tizio e faccio: se qualcosa prende te, soprattutto Topi, tu urla. Io non l'ho molto forte. Il tizio è visibilmente sudato, sta sudando. Cioè proprio urla, mi raccomando. Ma sei lasciato di nuovo. E no. Vai. Nel tempo posso dire una cosa al capitano? Vadi, dica pure. Dica. No, mi avvicino al capitano e dico: capitano, è una situazione abbastanza critica. Che palle, io crash. Lo so, Gabriel. Me ne rendo conto, Gabriel. Io però mi farei una domanda. Come facevano i Tuareg a sapere che siamo qua? E anche a sapere la posizione di sentinelle e quando attaccare? Forse ci hanno seguito. Sì, probabile. Ma se ci hanno seguito sapevano della spedizione. Beh, non è che siamo andati proprio via senza farci vedere, eh? Takmiul si gira verso Abdul e gli parla in arabo. Ho visto che potrò povera a dire che è colpa nostra, fidati, fanno sempre c'hanno sempre paura. Capito, ma siamo noi a casa nostra, mica loro, scusa, Sì, ma loro forse a caso dell'attacco che abbiamo fatto siamo stati individuati dai Tuareg. I casi sono due: o ci hanno seguito e qualcuno li ha informati, oppure i Tuareg sapevano già della tomba e la stanno custodendo. Non lo so perché. Per adesso io penserei ad uscire di qua, Gabriel. Poi penseremo anche ai Tuareg. Escluderei la seconda opzione. Secondo me i Tuareg sono una civiltà troppo arretrata per occuparsi di una qualche tomba egizia. Arretrata? A modo loro, ovviamente. Anche i faraoni erano considerati arretrati. Adesso guarda per chi lavori tu. Io
vabbè, incomincio a camminare e sussurro arretrati come l'esercito italiano. Cicci Abdul, proprio compagno, è Cicci e il soffitto. E crolla. Ok, avanzate. Avanzate. Tiratemi tutti su ascoltare. Quanto ho io in ascoltare? Chi va per primo? 4, vado io. No. Vado. No. 4. 20 ragazzi. C'è che ce l'ha fatta? Vado. Io non capitano, ce l'ho fatta. Capitano. Sì. Io ho fatto un fallimento, ma... Mentre Abdul, cazzo, ha fatto 7 e... succhia. Ero troppo impegnato a cercare topi io. Ok, improvvisamente sentite davanti a voi dei passi strascicati. E qualcosa che gratta per terra. Però lo senti solamente il capitano. Il mio ma? Io ho fatto fallimento ma. Fallimento ma. Ti sembra di sentire qualcosa che striscia per terra. Ma è tipo qualcosa di... che cozza proprio per terra. Che proprio viene trascinato per terra. Che ne so, un bastone che viene trascinato contro un pavimento di... lastricato, bravo, grazie. Tipo una cosa del genere. Ti sembra per un secondo, Abdul, tu cerchi topi? Aspetto, avverto subito gli altri. Credo di aver sentito qualcosa. Io avverto che ho sentito qualcosa e che c'è qualcuno che si sta arrancando verso noi e cerco di illuminare con la torcia. Ok, tutti quanti prendono mano alle armi. Sì. Io che arma ho? Anche tiro fuori la mia pistola. Tu che arma hai? Non dirmi uno di quei seghettini da kebab. Giulio, tu hai il coltello. Non tiro fuori il coltello, ma mi metto tipo inizio a indietreggiare un attimino, tipo. Dovete indietreggiare? Dietro l'angolo. Visto che qui siete nella zona della tomba dove praticamente i cunicoli continuano a girare, a svoltare per confondere, dietro l'angolo esce Gotbert al collo spezzato e diversi morsi sul fianco. È visibilmente morto. In mano tiene ancora il fucile, sebbene per la canna, e trascini per terra il manico del fucile. Vedete, quello in antico egiziano si chiama colazione. Risoluzione, grazie. Facciamo l'iniziativa, la risoluzione. Ah, io vado per primo. Risoluzione. Ah, ok. Ditemi voi quant'è la vostra risoluzione, così so. 17. 20. Quant'è la mia? La tua? Tua cazzo è alta. Sei pronto a scappare io. La tua è proprio pronta. Brum brum brum, andiamo. Come si calcolava? Ah, no, 12. Quanto? 12. Madonna. Comunque la risoluzione, lo rispiego, è percezione più volontà più coordinazione più karma. Ok. Quindi, che fate? Ah, chi sta? Il tizio è ultimo, una risoluzione patetica. Quindi il primo è Abdul. Abdul si mette, cioè, prende tipo il primo tizio che ha davanti e lo usa come scudo. Praticamente tipo... Quindi prendi uno dei due tizi topi del deserto davanti a te, va bene. E inizio a bestemmiare e pregare allo stesso tempo in arabo. No, ok, va bene.
Mentre a chi tocca dopo, chi è che aveva la risoluzione alta? Alessandro? Sì. Perfetto, vai allora. Gabriel, vadi. Cosa fa Gabriel? Gabriel voleva fare la stessa cosa che abbi, però ho capito. Allora estraggo la mazza. Sì. E tipo non posso mettermi sulla difensiva. Sì, sì, puoi metterti sulla difensiva. Ok, mi metto sulla difensiva. Ok, quindi ti metti su schivare. Va benissimo. Ok, chi tocca dopo? Credo me, ho 17. Va bene, vada Agnelli, vada. Ok, io ho la mazza in mano, lo colpisco. Violentemente proprio. Io a ripetizione, a raffica. Proprio la stanza e patapelle. Gli tiro una ammazzata addosso. Va bene, avanza e prova ad attaccare. Vai, estraimi un tarocco minore. Oh, non ci posso credere. Oh, ciccio, mi dispiace. Solleva la mazza, avanza verso il morto cercando di colpirlo, ma per sbaglio con la sua mazza impatta sul soffitto e la mazza si spezza. Esagerato, ma... gli rimane in mano il moncherino della mazza e il morto è davanti a lui, ovviamente. Mi dispiace. Posso fare qualcosa? No, hai dichiarato solo questa azione. Rossini, cosa fai? Indietreggio. Ma come? Rossini? Vado dentro Gabriel e... Ho capito perché lui è diventato capitano. Abdul consiglia di seguire Capitano Rossini. Allora, aspetta, quindi... Arretri dietro Gabriel e poi spari? Arretro e basta. Arretro e basta? Perché non so, magari se sbaglio non rischio di colpire Gabriel. No, beh, Gabriel no, ce l'hai a fianco, è duro colpirlo se cioè, lo vuoi, gli vuoi proprio sparare. Cioè fai proprio... Ciao Gabriel! Passi sulla... Appoggi la canna sulla spalla e poi spari perché sei... A fianco Gabriel e sparo un colpo. Ok, quindi a Gabriel non vuole sparare, ma per Agnelli chi se ne frega, cioè proprio... appunto. Io sarei lì. A quanto pare Agnelli ti sta dando una mano, in un certo qual modo. In un certo qual modo. Ok, perfetto, tirami... Tiro alla testa. Mira! Ah, miri pure alla testa, quindi prendi un meno 5. Intanto è già basso di suo, quindi... Quindi, quanti colpi spari? Ne posso puoi sparare fino a 2. Sì. Spari. Beh, pensatela così, perché... due jack sono già usciti. Quanto, quanto hai? Tanto se ne spari due, penso che alla fine sia che tu ne spari uno, sia che tu ne spari due, sarà sempre asso, perché se hai meno 5 a mirare. Quanto hai tu di mira? 3. E allora potresti anche sparare due colpi, tanto asso per asso. Quante munizioni ho? Dietro ne hai 7 nel caricatore e hai un altro caricatore. Ok, dai, ne sono due. Vai, allora, estraimi due carte e vediamo se ammazzi 10. Tu, Agnelli. 10? No. Fantastico. E 3? No. No. Ok, allora, il capitano Rossini estrae la sua beretta. Prova a prendere di mira il morto, ma sì, in effetti non è mai andato molto al poligono di tiro. Infatti fa cagare la sua mira. Non colpisce nulla, ma per fortuna non colpisce Rossi. Gabriel. Non colpisce Agnelli. È già una vittoria. Sì. È una cosa di positivo. Tachiu. Chi cazzo ha addestrato questi? Ah, non chiedono a me. Io ero quasi alla pensione.
Ok, il morto si avventa su, su Agnelli. Il compagno di Takmibu. Takmilu. Compagno? No, Takmilu non fa un cazzo, no, non è neanche no. Nato. Non ha, non proprio... Ti passo il coltello alla prossima. E ti guardo, grazie. E basta. E muore già il nostro Agnelli. Allora, vediamo la locazione del colpo. Le stelle. Le stelle. Brutto. Le stelle, ventre. Morso. Oh, porco Giuda. Il tarocco allora, dominante di Johansen. Ti fa una ferita più più al ventre. Ok, vuol dire che quanti punti ferita ho? Ti fa 3 danni. Quindi vado a 5. Sì. E hai uno sfracello di malus. Ok. Aspetta, ma c'è qualcosa che non va. Aspetta, spalla un secondo. Prendo l'altra tabella. Forse questa è leggermente sballata. Beh, comunque ho fatto un asso di cuori, eh. No, però segnava molti più. Molti più malus di quanti in realtà siano. Ok, hai. No, in realtà la ferita è un più meno. La ferita è un più meno, hai un malus. Ah, ok. Due. Quindi vuol dire che ho meno 2, non meno 3. No, hai meno 2 e ti squarcia. Praticamente ti si avventa addosso e ti dà un morso al ventre. Ok. Proprio arriva all'altezza del tuo bel intestino e strappa una porzione di, della tua, di carne. Ovviamente Agnelli inizia a urlare. Mi giro per capire se è il tizio dietro di me che stava urlando. Capito che Agnelli faccio... Ah no, ok. Un secondo. Il tizio dietro di te, vedi che è ricoperto di scarabei grossi come tazzine da tè. E sta urlando. Oh, tipo gli scarabei della mummia. Sì. Oddio. Mi allontano dal tizio. Parecchio. Anche. Vedi che, noti che gli scarabei stanno uscendo dai buchi nel terreno. Quelli da cui prima era caduta dentro la sabbia. Metto a urlare scarabei, scarabei, però in egiziano. Che bastardo! Atakmilu è un po' più intelligente di... No, scarabei, scarabei! E io non lo capisco l'inglese. E fottiti. Anch'io. Anch'io. Vuol dire in italiano. Come, nessuno di voi conosce l'inglese? No. No. Italiano. Allora facciamo che per semplicità questi erano gli arabi più italo-arabi di tutto l'Egitto. Cioè, se ci fosse stato un primo arabo a Napoli a fare il kebab sarebbe stato Takmilu, capito? Takmilu. Non può dirlo anche in tedesco. Consegnare magari le pizze a Abdu, ovviamente. Esatto. Ok, dopo minchiata. Ma allora, gli altri due uomini sono avanzati per cercare di colpirlo. No. Perché se il capitano si nasconde dietro, anche gli uomini un attimo si fanno prendere dal panico. Sì. E lo hai ordinato comunque. Sì. Glielo vuoi ordinare? Quando arriva il mio turno, sì. Ok. Quindi, torniamo a Gabriel, il nostro... Ma io ho 22. Coraggiosissimo Gabriel. Io ho 22. Avanza e vado a dare una mano. No, prima c'è Abdul, è vero, Abdul, che fa? Io corro urlando, estraendo il coltello, tipo attacco per farmi strada. E il morto? Sì, per farmi strada. Quindi, quanto ho di uso coltello, se ce l'ho? Un bordello.
tu hai tiri all'8. Fantastico. Facciamo due, così tiro al 5. Puoi tirare fare fino a 4 colpi. Facciamo due, così tira al 5. Va bene. Uno entra e due no. Uno solo. Ok, estraimi il tarocco. Il diavolo. Credo che sia il diavolo questo. Colpo! Porco Dio! Allora. Abdul vi supera, topi del deserto, tra coraggioso. Si avventa sul morto e con un singolo colpo del coltello gli stacca quasi di netto il collo. Proprio gli taglia la metà del collo e la testa inizia a ciondolare. E continua a correre. Abdul è proprio... Ah! I Miracle Blade del kebabaro. Quanta roba. Ok, dopodiché, Gabriel, che fai tu? Vado a dare una mano a Luciano con la mazza. Va bene, finalmente ci credo. Quante azioni fai? Avanzo e tiro la mazza. Solo colpo? Se ne tiro due io avrei uso 6. Malus di meno 3, quindi colpiresti al 3. Vabbè, ci provo. Ok, due colpi. Non riesco a estrarre. Ah, sì, è vero. Adesso dovresti. Ok, primo. No. Secondo. No. Mi dispiace. Allora, Gabriel cerca di avanzare e colpire il morto. Però, tra Abdul, che sta cercando di correre là, Agnelli, che sta cercando di tirarsi via dalla presa del morto, il morto che si dimena, non riesce a colpirlo. Agnelli, stai fermo. Quanto mal lo so io per il colpo che ho? Meno 2. Ok, posso provare a sbilanciarlo per farlo cadere, il morto? Spingerlo? Con un calcio, farlo cadere con un calcio. Sì, va bene. Ok, facciamo una prova contrapposta di forza. Ok, forza o 4? Forza, lui ha 4. Ok. Vai, estrai. Quindi ho meno 2, quindi è 2. Sì. Oh! Madonna! Io ho fatto 2! Ma lui ha fatto asso. Quindi, il morto, per un secondo, sembra una bellissima ballerina. Che ha un equilibrio pazzesco. Ma alla fine, in realtà, cade. Sì, in effetti, no, io devo tirare di equilibrio. Lui di forza, ma io di equilibrio. Quindi, Agnelli riesce a buttare a terra il morto. Fai qualcos'altro, ti concedo che puoi allontanarti, se vuoi. O infierire. Infierisco. No, però è vero, infierire no, perché me lo dovevi dire. No, non posso. Devi altri malus. Ah, ok. Allora no, mi allontano giusto un poco per evitare che mi possa provare ad afferrare o fare qualcosa. Rossini! Allora, adesso è terra, è morto, giusto? Sì. Qua testa mezza staccata. Sì. Qualcuno urla le tue spalle. Qualcuno urla le tue spalle. Levatemeli! Non levateli, lasciatelo, lasciatelo, lasciatelo. È cibo per loro ormai. Via, vai, via. L'ha mollato il fucile, giusto? Quale fucile? Aveva un fucile. Aveva ah, sì, ha mollato il fucile. Sì. Allora, prendo il fucile e inizio ad andare avanti. Dicendo agli altri di seguirmi. E lasciarlo là. Ma no, tutt'aia morto, tutt'aia morto! Aspetta, aspetta. Cioè, tu stai facendo slalom tra Gabriel, Agnelli e il morto per terra che si dimena. Fammi un tiro di coordinazione per non cadere in qualche parte o rimanere imbottigliato. Perché c'è un po' di gente, inizia ad esserci traffico. Coordinazione. 4. Fallimento però. Ti concedo che non avanzi, ma non finisci nelle braccia del morto.
Oh. Proprio non gli metti la gamba in bocca, così lui no. Ok. Il morto. Attacca Gabriel e porco Giuda, anche se a terra, prono, attacca Gabriel e gli morde una gamba, guarda. Adesso dovrei fare la locazione del colpo, ma è ridicolo. Nel senso, a che cosa può colpire ad altezza proprio a 20 cm di terra? Quindi direi di andare proprio senza problemi, ti colpisce la gamba. E la gamba, l'arto inferiore destro, gamba destra, ti fa 2 danni. Ti danno un malus di meno 1, una ferita più. Ok. Il morto, agitandosi, raggiunge le gambe di Gabriel e, già che c'è, affonda i denti. Lo sapevo che non dovevo aiutarlo. Allora, Takmul, lui è molto corpulento, molto grosso. Lui sfonda. Non sfondare troppo che ci sono io qua. Quindi passa in mezzo a tutti quanti facendo a spallate, ma supera tutti, però poi inciampa. Dopo aver superato Gabriel, Agnelli, il morto, e alla fine però inciampa. È vicino al morto, Takmi. Però per terra. È vicino al morto? È oltre il morto. Tocca a me. No, gli altri due si accalcano dietro il capitano, però guardano le proprie spalle. Io ho detto di provare a ammazzarlo se ci riescono. Fammi impartire ordine, scusa. Comando. Check di impartire ordine, sì. Comandare, impartire ordine, dipende cos'hai. 9, quanto hai tu? 10. 10? Sì. Ma come io qui? Ecco dove hai messo tutti i tuoi punti. Sì, praticamente. Allora, sì, loro attaccano. Facciamogli ma fallimento proprio critico loro, proprio si accalcano dietro e non riescono ad arrivare al morto, quindi non riescono a fare. Perfetto. Abdul! Io guardo Takmilu e faccio Takmilu, dannati italiani, devo fare tutto io! Attacco al collo il morto. Quanti colpi? Uno, okay. Perché lo attacca al collo, quindi è, tra virgolette, mirato. Sì, è mirato. Quindi al 5. Meno 5, quindi hai, prendi al 3. L'ha chiamato ed è arrivato. Ok, taglia precisamente il dinetto e il restante pezzo di collo, spezzandogli la colonna vertebrale. Praticamente la testa ricade su di sé e ovviamente ormai è praticamente inutile, nel senso non è praticamente alla vostra merce. Posso fare una cosa extra per la figaggine che ho appena dimostrato? Stacco un dito al morto e me lo tengo perché i diti dei morti mandano via topi, tengono via topi, importante sapere. Abdul spiega perché lui sta dito al morto. Ah, i topi del deserto che sono feriti ma soprattutto terrorizzati per quello che c'è nelle loro spalle, che lo guardo proprio a dire: e a noi che cazzo è buono? Io vi ho appena salvati, amici, state bravi, bravi. Tutto Abdul ho dovuto fare. Gente, dietro di voi Dwayne è ricoperto da questi grossi scarabei. Cerco di prendere il fucile e ordino di correre in avanti. Ok, stiamo scoprendo però ovvio che Rossini è proprio uno di quelli proprio power, proprio coraggio power. Io intanto ignoro la situazione, prendo il coltello e inizio a tagliare gli arti al coltello al morto. Ho un coltello, ragazzi, ce ne vorrà col coltello, vabbè, però intanto provo ad evitare che possa fare qualcosa tipo alzarsi o
trascinarsi e afferrare qualcuno. Ok, iniziano. Ah, giusto, è vero, c'è ancora la mia mazza per terra. Allora la raccolgo. Ma è rotta. Ma tu hai rotto. Vabbè, però. È un paletto di legno, praticamente. Non c'è più niente. Tieni, non tieni, posso neanche se incontriamo vampiri può servire. Non ti preoccupare. Buonasera. Che gran casino. Io rompo, gli rompo le gambe semplicemente. Così do da, a me non riesce. Io do una perquisa veloce al corpo. È un topo del deserto. Ha addosso sigarette. Sigarette? Fantastico. Braccia. Braccia, fantastico. Ha la sua torcia, quella da tasca. Torcia, fantastico. È un kit da barba. No, quello no, perché dovresti farti barba? Barba rende uomo. Non capire io. Dio santo, io ammazzerò Abdul. O sarà Abdul che ammazzerà te. Okay. Ok, quindi dietro di voi l'uomo si è lasciato cadere a terra e sembra chiaramente morto. Gli scarabei continuano a imperversare sul suo corpo. Che fate? Avete lo mangeranno. Se lo mangeranno, io avanti. Perfetto. È meglio assicurarsi che non si possa muovere. Ma chi? Il tizio, quello assalito dagli scarabei. Se è morto. Vuoi andare in mezzo agli scarabei? Almeno aspettiamo che se ne vadano. No, gli scarabei restano lì. È appena hanno finito, vengono verso di noi, quindi io direi di avanzare. Andiamocene. Vabbè, andiamocene. Arrivate in fondo al cunicolo, dove c'è una deviazione. La deviazione a sinistra, sapete che gira per alcune stanze fittizie, che però non avete esplorato troppo, perché avete subito capito che erano una pista per confondere i tombaloni. La deviazione a destra, invece, era nascosta dietro una parete molto sottile, che avete distrutto. Che fate? Forse è meglio andare a controllare il sarcofago. Il sarcofago è sulla destra, dovete imboccare la destra. Ma quale sarcofago? Quale sarcofago? Dall'altra parte, andate in fondo, tomba, non un sarcofago! Io mi avvicino a Abdul, probabilmente riuscite dal sarcofago. Quindi dobbiamo andare là. Cosa te lo fa pensare che uscite dal sarcofago? Perché se l'è uscita fosse spiriti dei faraoni venuti te in sogno e detto che parte uscite da sarcofago, allora la maggior parte dei tombaroli uscirebbero. Ma noi vogliamo uscire, noi tombaroli? nessuno è entrato qua per centinaia di anni, migliaia di anni. L'uscita probabilmente non è da quella parte, non avrebbe senso. L'uscita probabilmente è nascosta e quindi l'hanno messa dalla parte del muro che abbiamo dovuto abbattere, probabilmente. Non l'hanno messa palesemente verso delle stanze intime. Magari c'è altro muro da abbattere per trovare l'uscita, tu pensi, no? Andiamo verso il sarcofago. Fatemi un check di ascoltare. Oh mio Dio, quanto è bello Gherardo Rossini il furetto disegnato da Andrea Guardino. È bello! No. Devo andare a vederlo. Se volete. Sì, caricato su Dice Game Italia sicuramente. No, qui dico su Roll20. Yes. Dov'è? Potrei fare. Esco. Perché non preso? Io non lo vedo. Ascoltare. Asso fatto. Ok? Chi va? Su ascoltare. Tutti quanti? No? Quanti tutti quanti, sì.
Vado io. Guardatelo che bello, che bello che è lui. Sì, io ce l'ho fatta. Sì, se ho, no, c'ho il 5 io ascoltare, niente, non ce l'ho fatta. C'ho sempre 7 ad ascoltare io. Sei fottuto. Ok, allora, qualcuno ha fatto un asso, giusto? Cosa? Chi ha fatto l'asso? Io ho fatto un asso, io. Ok, Agnelli. Sia te che l'altro che l'ho passato è stato è Rossini, giusto? Sì, ok. Agnelli e Rossini sentono dal cunicolo di destra altri passi trascinati. Di chi? Non lo potete sapere. Sta arrivando qualcuno da destra. Dal corridoio di sinistra, invece, Agnelli sente come della pietra più sottile, più basso come suono, ma sembra della pietra che sfrega. Comunico tutto agli altri. C'è a sinistra rumore di pietra che sfrega. Non saprei spiegare cosa possa essere, mentre a destra si sta avvicinando qualcuno. Meglio un altro morto che qualcosa che non conosco. Sì, meglio un altro morto. Si allarga un po' il corridoio, sempre della stessa grandezza. Quello a destra? Sì. No, non è molto largo. Okay. Io impugno il coltello. Va bene. E non mi metto davanti, però. Non sono messo molto bene. Va bene. Io sono sempre penultimo. Io prendo la massa. Dove? Da ultimo? Penultimo. E chi è l'ultimo, quindi? Ah, non lo so, Takmiru, qualcuno. Io non lo sono. I soldati sono di fronte, sono avanti. Ah, ma andiamo avanti PNG. Sì. Aspetta, tanto. Io non riesco a vedere la cosa di Guardino, sono una persona triste. Cosa? Non riesco a vedere la cosa di Guardino. L'ho caricata, non l'hai detta ancora? No, no, però io sono andato a vedere. Adesso l'ho vista ed è fantastica. Cioè, è bellissimo, cioè Rossini tutta la vita. Lo farò sopravvivere fino all'ultimo e poi lo ucciderò. Almeno morirò per ultimo. Ok, ragazzi. Io sto davanti insieme ai due PNG. Ai due PNG, va bene. Adesso, Blake e Stewart. Finalmente dalla scalinata in fondo inizia a scendere gli scalini con passi strascicati quello che sicuramente era l'ospite del sarcofago, mummificato con le bende cerimoniali parzialmente decomposte, distrutte, che gli pendono sul corpo, e monili d'oro al suo collo, guarda proprio nella vostra direzione, avanza con passo lento ma deciso, gridando, o meglio dicendo qualcosa come un basso, un ruggito roco, che però conoscete l'egiziano antico? No. Conoscete lo ieratico, però? Sì. Allora, se mi fate un buon tiro sullo ieratico con difficoltà meno 2 potreste capire. Se fate fallimento critico vi esplodono le natiche. Io ho fatto successo, ma... fallimento critico. Check su. Allora, aspettate un secondo. Che cosa, Alessandro, tu cosa hai fatto? Successo, ma... Mentre Thomas... Io fallimento. Fallimento. Ok, Elia. Ho fatto 4, io ho... Fallimento. 3. Fallimento. Tutti fanno fallito, tranne... Sì, era lingua, giusto. Alessandro che ha fatto un fallimento, ma... No, successo, ma... Successo, ma...
Era su lingua, giusto? Sì. Ok, no, fallimento. Ok. Nessuno di voi capisce nulla, tranne qualcosa, il nostro caro Gabriel. Gabriel, quello che ti pare di capire è che questa mummia vi stia chiamando come profanatori e vi stia intimando di uscire. Lui è il custode. Voi non dovete entrare. Questo sforzo però ti fa sanguinare le orecchie. Non senti più nulla e prendi due danni testa. Addirittura due, c'è proprio il cervello che mi fuma. Sì, proprio inizi, hai, senti, capisci queste cose, poi vieni... Posso provare a parlarci oppure testa. Scusa? Posso provare a parlarci, cioè lui mi capisce se parlo in ieratico? Puoi provarci, ma stai soffrendo come stai urlando, cioè stai soffrendo tanto in questo momento, ti cola sangue dalle orecchie. Allora, lo dico al capitano. Ok, e... lo senti che Rossini, che Gabriel stranamente sta urlando, anche se sei a mezzo metro da lui. Ehi, tu! Ascolta, lui vuole che andiamo fuori perché se no ci fa la pelle. Devi dirgli in ieratico che non deve preoccuparsi, che ci può indicare l'uscita. Tachminu. Abdul si gira su e fa: e grazie al cazzo. Luke è lì che sta guardando, si gira verso Abdul. Ma che cazzo stiamo facendo con questi qua? Era meglio mettersi nelle mani, magari ce l'ho più vicino. E con questa, con Gabriel che chiede di fare parlé con la mummia. Scusi, mummia, per Pordenone. Vabbè, per Pordenone. Scusi, ho sbagliato stanza, dica l'uscita. Ho sbagliato tomba, era quella di fianco probabilmente. Adesso vado, ragazzi, scusi signore. Tre minuti di pausa e poi torniamo qui, yeah, per vedere come diavolo moriranno. Per ora ho spaccato i timpani di Gabriel. Hai morto più o meno di gli altri. Hai mangiato mezzo Thomas.